Dio aveva detto all'uomo e alla donna: conoscete tutte le leggi e i misteri del creato, ma non vogliate usurparmi il diritto di essere il creatore dell'uomo. A propagare la stirpe umana basterà il mio amore che circolerà in voi, e senza libidine di senso, ma per solo palpito di carità, susciterà i nuovi Adami della stirpe. Tutto vi dono, solo mi serbo questo mistero. Satana ha voluto levare questa verginità intellettuale all'uomo e con la sua lingua serpentina ha blandito e accarezzato membra e occhi di Eva, suscitandone riflessi e acutezze che prima non avevano, perché la malizia non li aveva intossicati. Il principio della colpa fu nella disubbidienza. Non mangiate e non toccate di quell'albero, aveva detto il Dio. E l'uomo e la donna, i re del creato, che potevano di tutto toccare e mangiare, fuorché quello, non tennero conto di quel divieto. Ed Eva va alla pianta, da cui sarebbe venuto il suo bene sfuggendola, o il suo male avvicinandola. Ci va trascinata dalla curiosità infantile di vedere che cosa avesse in sé di speciale quella pianta, e dall'imprudenza, che le fa parere inutile il comando di Dio, dato che lei è forte e pura, la regina dell'Eden in cui tutto le obbedisce e in cui nulla potrà farle del male. Alla pianta trova il seduttore, il quale, alla sua inesperienza, canta la canzone della menzogna. Tu credi che qui ci sia del male? No. Dio te l'ha detto perché vi vuole tenere schiavi del suo potere. Credete di essere re? Non siete neppure liberi come gli animali. A loro è concesso di amarsi di amore vero, non a voi. A loro è concesso di essere creatori di figli, non a voi. A loro è concesso di generare nel piacere, non a voi. A che pro dunque farvi uomo e donna se dovete vivere in tale maniera? Siate dei. Dio vi ha dato una larva di vita. La vita vera è di conoscere le leggi della vita. Allora sarete simili a dei e potrete dire a Dio: siamo tuoi uguali. Ed Eva vide e vedendo volle provare. La carne era destata. Oh, se avesse chiamato Dio, se fosse corsa a dirgli: Padre, sono malata. Il serpente mi ha accarezzata e il turbamento è in me. Il padre l'avrebbe purificata e guarita col suo alito, che come le aveva infuso la vita, poteva infonderle nuovamente innocenza, smemorandola del tossico serpentino e anzi mettendo in lei la ripugnanza per il serpente. Ma Eva non va al padre. Eva torna dal serpente. Quella sensazione è dolce per lei. Le è tanto piaciuta. Dice Genesi: vedendo che il frutto dell'albero era buono a mangiarsi e bello all'occhio e gradevole all'aspetto, lo colse e ne mangiò. Ed Eva comprese. Ormai la malizia era scesa a morderle le viscere. Vide con occhi nuovi e udì con orecchi nuovi gli usi e le voci dei bruti e li bramò con folle bramosia. Iniziò da sola il peccato, lo portò a termine col compagno. Ecco perché sulla donna pesa condanna maggiore. È per lei che l'uomo è diventato ribelle a Dio e che ha conosciuto lussuria e morte. È per lei che non ha più saputo dominare i suoi tre regni, dello spirito, perché ha permesso che lo spirito disubbidisse a Dio, del morale, perché ha permesso che le passioni lo signoreggiassero, della carne, perché l'avvilì alle leggi istintive dei bruti. Il serpente mi ha sedotta, dice Eva. La donna mi ha offerto il frutto, io ne ho mangiato, dice Adamo. E da allora la cupidigia triplice abbranca i tre regni dell'uomo.
Dice Gesù: Dio Padre Creatore aveva creato l'uomo e la donna con una legge d'amore tanto perfetta che voi non ne potete più nemmeno comprendere le perfezioni. E vi smarrite nel pensare a come sarebbe venuta la specie se l'uomo non l'avesse ottenuta con l'insegnamento di Satana. Guardate le piante da frutto e da seme. Ottengono seme e frutto mediante fornicazione? Mediante una fecondazione su 100 unioni? No. Dal fiore maschio esce il polline e, guidato da un complesso di leggi meteoriche magnetiche, va all'ovario del fiore femmina. Questo si apre, lo riceve e produce. Non si sporca e lo rifiuta poi come fate voi per gustare il giorno dopo la stessa sensazione. Produce e sino alla nuova stagione non si infiora. E quando si infiora è per riprodurre. Guardate gli animali, tutti. Avete mai visto un animale maschio e uno femmina andare l'un verso l'altro per sterile abbraccio e lascivo commercio? No. Essi vanno quando è l'ora al rito fecondativo e alle conseguenze serie e sante della prole. Unico scopo che nell'uomo dovrebbe far accettare l'animalità dell'atto sessuale necessario da quando siete discesi di un grado verso l'animale. Ma voi non fate come le piante e gli animali. Voi avete avuto maestro Satana, lo avete voluto a maestro e lo volete. E le opere che fate sono degne del maestro che avete voluto. Se foste stati fedeli a Dio, avreste avuto la gioia dei figli, santamente. Senza dolore, senza doglie, senza spossarvi in copule oscene e indegne che ignorano persino le bestie. Dio avrebbe elargito figli agli uomini con regole che, se fossero state rispettate, avrebbero mantenuto sulla terra un equilibrio fra i sessi e le razze, atto a evitare guerre fra popoli e sventure tra famiglie. Ubbidendo avrebbero pur conosciuto l'amore, anzi solo ubbidendo avrebbero conosciuto l'amore e l'avrebbero avuto. Un possesso pieno e tranquillo, santo, perfetto, di questa emanazione di Dio, che dal soprannaturale scende all'inferiore, perché anche la carne ne giubili santamente. Ora il vostro amore, uomini, i vostri amori, che cosa sono? O libidine vestita d'amore? Ho paura insanabile di perdere l'amore del coniuge per libidine sua e di altri. Non siete mai più sicuri del possesso del cuore dello sposo o della sposa da quando libidine è nel mondo. E tremate e piangete e divenite folli di gelosia, assassini talora per vendicare un tradimento, disperati talaltra, abulici in certi casi, dementi in altri. Dopo il peccato, il sole si oscurò, la terra tremò, tenebra e bufera accompagnarono la morte dell'innocenza e della grazia nei cuori dei progenitori. Pianto infinito delle cose intorno alla regina profanata e pianto desolato della regina sulla sua profanazione di cui comprende l'entità e l'impossibile annullamento. Era nato il dolore sulla terra. Dio allontanò l'uomo dal luogo di delizie. Guai all'uomo se si fosse fatto padrone della vita, se avesse allungato la mano ladra all'albero della vita. E vivere, divenuto immortale, col ricordo dei suoi delitti e il continuo aumento degli stessi, perché vivere senza peccare vi è più impossibile che vivere senza respirare. Creature che erano state create per conoscere la luce e che la tenebra ha avvelenato di sé, facendovi sue vittime. Dovevano passare secoli di dolore perché l'unico che potesse stendere la mano al frutto di vita venisse e cogliesse con le sue mani trafitte tale frutto per tutta l'umanità. Dice ancora Genesi: Adamo poi conobbe sua moglie Eva. Avevano voluto conoscere i segreti del bene e del male. Giusto era che conoscessero ora anche il dolore di doversi riprodurre nella carne, avendo l'aiuto di Dio solo per ciò che l'uomo non può creare.
Lo spirito, scintilla che da Dio si parte, soffio che da Dio si infonde. Eva era carica della sua colpa. Richiamo qui la vostra attenzione su un fatto che sfugge ai più. Eva era carica della sua colpa. Né il dolore era ancora stato subito in misura sufficiente a diminuire la sua colpa. Come organismo carico di tossine, ella aveva trasmesso al figlio quanto pullulava in lei. E Caino, primo figlio di Eva, era nato duro, invidioso, iracondo, lussurioso, perverso, di poco dissimile alle belve. Satana lo aizzava a deridere Dio. E chi deride Dio non rispetta nessuno al mondo, onde coloro che sono a contatto con i derisori dell'Eterno conoscono l'amaro del pianto, perché non vi è per loro speranza di amore riverente nei figli, né sicurezza di amore fedele nel consorte, né certezza di amicizia onesta nell'amico. Lacrime e lacrime rigarono il volto di Eva e rigarono il suo cuore per la durezza del figlio, gettando in essa il germe del pentimento. Lacrime e lacrime che le ottennero una diminuzione di colpa perché Dio al dolore di chi si pente perdona. E il secondogenito di Eva ebbe l'anima lavata nel pianto della madre e fu dolce, rispettoso verso i genitori e devoto al Signore. Ma il cammino del dolore di Eva doveva essere lungo e doloroso, proporzionato al suo cammino nel peccato. In questo fremito di sensi, in quello fremito di spasimi, in questo baci, in quello sangue, da questo un figlio, da quello la morte di un figlio, del prediletto per la sua bontà. Abele diviene strumento di purificazione per la colpevole. Ma quale dolorosa purificazione! Essa empide i suoi ululi, la terra esterrefatta per il fratricidio, e mescolò le lacrime di una madre al sangue di un figlio, mentre colui che l'aveva sparso in odio a Dio e al fratello amato da Dio, fuggiva, inseguito dal suo rimorso. Eva sale nell'espiazione, Caino scende verso l'inferno, la disperazione lo prende e ve lo sprofonda. Eva sale sul suo cammino di espiazione. Il pentimento cresce in lei davanti alle prove del suo peccato. Aveva voluto conoscere il bene e il male, e il ricordo del bene perduto le è come il ricordo del sole a uno improvvisamente accecato. E il male le sta davanti nella spoglia del figlio ucciso e intorno per il vuoto lasciato dal figlio omicida e fuggiasco. E nasce Set, e da Set Enos, il primo sacerdote. Voi vi gonfiate la mente dei fumi della vostra scienza e parlate di evoluzione come di un segno della vostra formazione spontanea. L'uomo animale, dite voi, raggiungerà il superuomo. Sì, è così, ma a modo mio, nel campo mio, non nel vostro, non passando dalla sorte della scimmia a quella di uomini, ma passando da quella di uomini a quella di spiriti. Voi che parlate di ghiandole e vi riempite la bocca parlando di ipofisi o pineale, sappiate che la vera ghiandola vostra è lo spirito vostro. Più questo sarà sviluppato e più possederete le luci divine e vi evolverete da uomini a dei, immortali dei, ottenendo così, senza contravvenire al desiderio di Dio, al suo comando circa l'albero di vita, di possedere questa vita proprio come Dio vuole la possediate, poiché egli per voi l'ha creata eterna e fulgida, abbraccio beatifico con la sua eternità, che vi assorbe in sé e vi comunica le sue proprietà. Più lo spirito sarà evoluto e più conoscerete Dio. Conoscere Dio vuol dire amarlo e servirlo e perciò essere capaci di invocarlo per sé e per gli altri. Divenire perciò i sacerdoti che dalla terra pregano per i fratelli, poiché il sacerdote è il consacrato, ma lo è anche il credente convinto, amoroso, fedele. Lo è soprattutto l'anima vittima che immola se stessa per impulso di carità. Dice Gesù: la mente suprema che nulla ignora, prima che l'uomo fosse creato, sapeva che l'uomo sarebbe stato ladro e omicida di se stesso. E poiché la bontà eterna non ha limiti, prima che la colpa fosse, pensò il mezzo per annullarla. Il mezzo, io, Gesù Cristo. Lo strumento per rendere operante il mezzo,
Maria, mia madre, e la Vergine fu creata nel pensiero sublime di Dio. Tutte le cose sono state create per me, figlio diletto del Padre, ma io dovevo essere carne oltre che spirito, carne per salvare la carne corrotta dal peccato, carne per sublimare la carne, portandola in cielo molti secoli avanti l'ora. Perché la carne abitata dallo Spirito è il capolavoro di Dio e il cielo era stato fatto per essa. Per essere carne avevo bisogno di una madre, ma essendo io Dio, avevo bisogno che il Padre fosse Dio. Ecco allora Dio crearsi la sposa e dirle: vieni con me, al mio fianco vedi quanto io faccio per il figlio nostro. Guarda e giubila, eterna Vergine, fanciulla eterna, e il tuo riso riempia questo empireo e dia agli angeli la nota iniziale. Insegni al paradiso l'armonia celeste. Io ti guardo e ti vedo quale sarai, o donna immacolata, che ora sei solo spirito. Io ti guardo e do l'azzurro del tuo sguardo al mare e al firmamento, il colore dei tuoi capelli al grano santo. Il candore al giglio e il roseo alla rosa come la tua epidermide di seta. Copio le perle dai tuoi denti minuti, faccio le dolci fragole guardando la tua bocca, agli usignoli metto in gola le tue note e alle tortore il tuo pianto. Vieni, mia gioia, abiti i mondi per trastullo, sinché mi sarai luce danzante nel pensiero. Abiti i serti di stelle e le collane d'astri, mettiti la luna sotto i piedi gentili, fasciati nella sciarpa stellare di Galatea. Sono per te le stelle e i pianeti. Vieni e godi vedendo i fiori. Vieni e vedi creare le pecore e gli agnelli, le aquile e le colombe. Stammi accanto mentre faccio le coppe dei mari e dei fiumi e innalzo le montagne e le dipingo di neve e di selve. Mentre semino le biade, gli alberi e le viti, e faccio l'ulivo per te, o mia pacifica, e la vite per te, mio tralcio, che porterai il grappolo eucaristico. Scorri, vola, giubila, o mia bella, e il mondo universo che si crea d'ora in ora impari ad amarmi da te, o amorosa, e si faccia più bello per il tuo sorriso, madre del figlio mio, regina del paradiso. Amore del tuo Dio. E ancora, vedendo l'errore, mirando lei senza errore, vieni a me, tu che cancelli l'amarezza della disubbidienza umana, della fornicazione umana con Satana e dell'umana ingratitudine. Io prenderò con te la rivincita su Satana. Ben meritava creare l'uomo e lasciarlo vivere e decretare di perdonarlo per avere la Vergine bella, la Vergine santa, la Vergine immacolata, la Vergine innamorata, la figlia diletta, la madre purissima, la sposa amorosa. Tanto e più ancora vi ha dato e vi avrebbe dato il Dio pur di possedere la creatura delle sue delizie, il sole del suo sole e il fiore del suo giardino. E tanto vi continua a dare per lei, a richiesta di lei, per la gioia di lei, perché la sua gioia si riversa nella gioia di Dio. Ecco la rivincita del Dio Trino e Uno. Contro le creature profanate, egli alza questa stella di perfezione. Contro la curiosità malsana, questa schiva, paga solo di amare Dio. Contro la scienza del male, questa sublime ignorante. In lei non è solo ignoranza dell'amore avvilito. Non è solo ignoranza dell'amore che Dio aveva dato agli uomini sposi, ma più ancora, in lei è l'ignoranza dei fomiti, eredità del peccato. In lei è solo la sapienza gelida e l'incandescenza dell'amore divino, fuoco che corazza di ghiaccio la sua carne, perché sia specchio trasparente all'altare dove un Dio si sposa con una vergine. E non si avvilisce, perché la sua perfezione abbraccia colei che
che, come si conviene a sposa, è di un solo punto inferiore allo sposo, a lui soggetta perché donna, ma senza macchia, come egli è. Gesù e Maria sono l'antitesi di Adamo ed Eva. Dice Gesù: la coppia Gesù-Maria è l'antitesi della coppia Adamo-Eva. È quella destinata ad annullare tutto l'operato di Adamo ed Eva e riportare l'umanità al punto in cui era quando fu creata, ricca di grazia e di tutti i doni ad essa elargiti dal Creatore. L'umanità ha subito una rigenerazione totale per l'opera della coppia Gesù-Maria, i quali sono così divenuti i nuovi capostipiti dell'umanità. Tutto il tempo precedente è annullato. Il tempo e la storia dell'uomo si conta da questo momento in cui la nuova Eva, per un capovolgimento di creazione, la prima Eva infatti era nata dal costato di Adamo, trae dal suo seno inviolato per opera del Signore Dio il nuovo Adamo. Ma per annullare le opere dei due primi, causa di mortali infermità, di perpetua mutilazione, di impoverimento, di più, di indigenza spirituale, hanno dovuto questi due secondi operare in tutto e per tutto in maniera opposta al modo di operare dei due primi. Perciò hanno dovuto spingere l'ubbidienza sino alla perfezione che si annichila e si immola nella carne, nel sentimento, nel pensiero, nella volontà, per accettare tutto quanto Dio vuole. Perciò hanno dovuto spingere la purezza a una castità assoluta, per cui la carne, che fu la carne per noi due puri, velo d'acqua sullo spirito trionfante, carezza di vento sullo spirito re, cristallo che isola lo spirito Signore e non lo corrompe, impulso che solleva e non peso che opprime. Questo fu la carne per noi, meno pesante e sensibile di una veste di lino, lieve sostanza interposta fra il mondo e lo splendore dell'Io sovrumanato, mezzo per operare ciò che Dio voleva, null'altro. Fu nostro l'amore? Certo, il perfetto amore fu nostro. Non è, o uomini, amore, la fame di senso che vi spinge bramosi a saziarvi di una carne. Quella è lussuria, nulla più. Tanto vero che amandovi così, voi lo credete amore, non sapete compatirvi, aiutarvi, perdonarvi. Noi avemmo il perfetto amore, noi, i casti perfetti. Questo amore abbracciava Dio in cielo e a lui unito come lo sono i rami col tronco che li nutre, si espandeva e scendeva prodigandosi di riposo, riparo, nutrimento, conforto sulla terra e sui suoi abitanti. Nessuno escluso da quest'amore, non i nostri simili, non gli esseri inferiori, non la natura arborea, non le acque e gli astri, neppure i malvagi esclusi da quest'amore. Gioiendo coi buoni, piangendo sui non buoni, pregando per i buoni e ciò fossero sempre più buoni, pregando per i vacillanti perché si fortificassero, pregando per i malvagi perché la bontà divina parlasse al loro spirito, noi tutti amammo. Come nessun altro amò. Spingemmo l'amore alle vette della perfezione per colmare col nostro oceano di amore l'abisso scavato dal disamore dei primi che amarono se stessi più di Dio, volendo avere più che lecito non fosse per divenire superiori a Dio. Perciò al trinomio di Satana, carne, potere, denaro, opponemmo il trinomio di Dio, fede, speranza, carità. Perciò alle quattro passioni perverse, odio, lussuria, ira, superbia, opponemmo le virtù sante, giustizia, fortezza, temperanza, prudenza. E Dio solo sa quanto fu eroico compiere questa pratica d'amore per noi in certi momenti e in certi casi. Quando Caino uccise Abele, la bocca della madre proferì le maledizioni che il suo spirito separato da Dio suggeriva contro il suo prossimo più intimo. Il figlio delle sue viscere, profanate da Satana e rese brute dall'incomposto desiderio. E quella maledizione materna fu la macchia nel regno del morale umano, come il delitto di Caino fu la macchia nel regno dell'animale umano. Sangue sulla terra, sparso da mano fraterna.
il primo sangue che attira come calamita millenaria tutto il sangue che mano d'uomo sparge, traendolo da vene d'uomo. Maledizione sulla terra, proferita da bocca d'uomo, quasi che la terra non fosse sufficientemente maledetta per causa dell'uomo ribelle a Dio e non avesse dovuto conoscere i triboli e le spine e la durezza delle glebe, le siccità, le grandini, i geli, i solleoni. Essa, che era stata creata perfetta e bella per l'uomo suo re. Maria deve annullare Eva. Maria vede il secondo Caino, Giuda. Maria sa che egli è il Caino del suo Gesù, del secondo Abele. Sa che il sangue di questo secondo Abele è stato venduto da quel Caino e già viene sparso. Ma non maledice. Ama e perdona. Maria, la nuova Eva. Essa vi insegna la nuova religione che spinge l'amore a perdonare chi uccide un figlio. O maternità di Maria Martire, maternità sublime quanto la tua virginea e divina che mi diede la luce. Di quest'ultima ti ha fatto dono Dio, ma della prima Madre Santa tu sola, corredentrice, ti sei fatta dono, perché tu sola hai saputo in quell'ora, col cuore franto dai flagelli che frangevano le mie carni, dire a Giuda parole di amore e di perdono. Maria, nuova Eva, ha anch'ella avuto da Dio un nuovo figlio in luogo di Abele ucciso da Caino, ma non lo ebbe con un'ora di gioia brutale che rende assopito il dolore sotto i vapori del senso e le stanchezze dell'appagamento, no, lo ebbe in un'ora di dolore totale ai piedi di un patibolo, fra i rantoli del morente che le era figlio, gli improperi di una folla deicida. È una desolazione immeritata e totale, poiché anche Dio non più la consolava. La vita nuova incomincia per l'umanità e per i singoli uomini da Maria, nelle sue virtù e nel suo modo di vivere la vostra scuola, e nel suo dolore che ebbe tutti i volti, anche quello del perdono all'uccisore del suo figlio e Dice la Maria, mi salvezza vostra. ero consacrata a Dio dalla prima età, perché la luce dell'Altissimo mi aveva illuminato la causa del male del mondo e avevo voluto, per quanto era in mio potere, cancellare da me la traccia di Satana. Io non sapevo di essere senza macchia, non potevo pensare di esserlo, sarebbe stata presunzione e superbia. Lo Spirito di Dio mi aveva istruita sul dolore del padre davanti alla corruzione di Eva, che aveva voluto avvilire sé, creatura di grazia, a un livello di creatura inferiore. Era perciò in me l'intenzione di addolcire quel dolore, riportando la mia carne alla purezza angelica, conservarmi inviolata da pensieri, desideri e contatti umani. Solo per Dio il mio palpito d'amore, solo a Dio il mio essere. Ma se non era in me arsione di carne, era però ancora il sacrificio di non essere madre. La maternità, priva di quanto ora la avvilisce, era stata concessa dal Padre Creatore anche ad Eva. Dolce, pura maternità, senza pesantezza di senso, io l'ho provata. Di quanto si è spogliata Eva rinunciando a questa ricchezza, più che dell'immortalità. La maternità, senza violazione di sorta, è venuta a me, nuova Eva, perché io potessi dire al mondo di qual dolcezza fosse la sorte della donna chiamata ad essere madre senza dolore di carne. E il desiderio di questa pura maternità poteva essere ed era, infatti, anche in me, vergine tutta di Dio, perché la maternità è la gloria della donna. Se voi pensate poi in quale onore era tenuta la donna madre presso gli israeliti, ancor più potete comprendere quale sacrificio avevo compiuto consacrandomi a questa privazione. Ora, alla sua serva l'Eterno Buono dava questo dono senza levarmi il candore di cui m'ero vestita per essere fiore sul suo trono, e io ne giubilavo con la duplice gioia di essere madre di un uomo ed essere madre di Dio, gioia di essere quella per cui la pace si rinsaldava fra cielo e terra. Aver desiderato questa pace per amore di Dio e di prossimo, e sapere che per mezzo di me, povera ancella del potente, essa veniva al mondo. Dire,
Uomini, non piangete più. Io porto in me il segreto che vi farò felici. Gioia di aver fatto felice Dio. Gioia, cioè, di credente per il suo Dio fatto felice. In Eva non c'era stata volontà di spezzare la seduzione del demonio, ma anzi la volontà di continuarla e di conoscere ciò che non era dell'uomo. Ed ecco che l'albero proibito divenne alla razza realmente mortale, perché dai suoi rami pendeva il frutto dell'amaro sapere che viene da Satana. E la donna divenne femmina. E col lievito della conoscenza satanica in cuore andò a corrompere Adamo. Avvilita così la carne, corrotto il morale, degradato lo spirito, essi conobbero il dolore e la morte dello spirito privato della grazia e del corpo privato dell'immortalità. E la ferita di Eva generò la sofferenza che non si placherà finché non sarà estinta l'ultima coppia sulla terra. Io ho percorso a ritroso la via dei due peccatori, come già vi ha detto Gesù. Ho ubbidito, in tutti i modi ho ubbidito. Dio mi aveva chiesto di essere vergine. Ho ubbidito, amata la verginità che mi faceva pura come la prima delle donne, prima di conoscere Satana, Dio poi mi chiese di essere sposa. Ho ubbidito, riportando il matrimonio a quel grado di purezza che era nel pensiero di Dio quando aveva creato i due primi. Poi Dio mi chiese di essere madre. Ho ubbidito. Ho creduto che ciò fosse possibile e che le parole dell'arcangelo venissero da Dio, perché la pace si diffondeva in me nell'udirle. Non ho pensato, me lo sono meditato, non mi sono detta ora il mondo mi ammirerà perché sono simile a Dio creando la carne di Dio. No, mi sono annichilita nell'umiltà. Eva aveva voluto il godimento, il trionfo, la libertà. Io accettai il dolore, l'annichilimento, la schiavitù, rinunciai alla mia vita tranquilla, alla stima dello sposo, alla mia libertà personale, non mi serbai nulla. Divenni l'ancella di Dio, nella carne, nel morale e nello spirito, affidandomi a Lui non solo per il virginale concepimento, ma per la difesa del mio onore, per la consolazione dello sposo, per il mezzo con cui portare Lui pure alla sublimazione del matrimonio, di modo da fare di noi coloro che rendono all'uomo e alla donna la dignità perduta. Abbracciai la volontà del Signore per me, per lo sposo, per la mia creatura. Dissi sì per tutti e tre, certa che Dio non avrebbe mentito alla sua promessa di soccorrermi nel dolore di sposa che si vede giudicata colpevole e di madre che deve generare per dare il figlio al dolore. Sì, ho detto, sì e basta. Quel sì ha annullato il no di Eva al comando di Dio. Sì, Signore, come tu vuoi, conoscerò quel che tu vuoi. Vivrò come tu vuoi, gioirò se tu vuoi, soffrirò per quel che tu vuoi. Sì, sempre sì, mio Signore. Dal momento in cui il tuo raggio mi fece madre, al momento in cui mi chiamasti a te. Sì, sempre sì. Tutte le voci della carne, tutte le passioni del morale, sotto il peso di questo mio perpetuo sì, e sopra, come su un piedistallo di diamante, il mio spirito. Servo nella gioia, servo nel dolore. Ma sorridi, oh Dio, e sii felice. La colpa è vinta, levata, distrutta. Essa giace sotto il mio tallone, e lavata nel mio pianto, distrutta dalla mia ubbidienza. Dal mio seno nascerà l'albero nuovo, che porterà il frutto, che conoscerà tutto il male per averlo patito in sé, e darà tutto il bene. Adesso potranno venire gli uomini se vorranno, e io sarò felice. Se ne coglieranno, anche senza pensare che esso nasce da me, purché l'uomo si salvi. E Dio sia amato, si faccia della sua ancella quello che si fa della zolla su cui sorge un albero, gradino per salire. Bisogna sempre saper essere gradino perché gli altri salgano a Dio. Se ci calpestano non fa niente, purché riescano ad andare alla croce. Essa è il nuovo albero che ha il frutto della conoscenza del bene e del male, perché dice all'uomo ciò che è male e ciò che è bene, perché sappia scegliere e vivere, e sa, nello stesso tempo, fare di sé liquore per guarire gli intossicati dal male gustato. Il nostro cuore è sotto i piedi degli uomini, purché il numero dei redenti cresca e il sangue del mio Gesù non sia effuso senza frutto. Puntualizzazione di Gesù a proposito del peccato originale.
dettato del 4 novembre 1947. Dico a Gesù, ripensando ai dettati sul peccato originale che egli ha voluto annessi all'opera, ora faranno nuove obiezioni e mi tormenteranno ancora. E ho paura. Mi risponde Gesù, l'opera è più per i maestri che per le folle. I maestri daranno alle folle il succo dell'opera, ma essi per dare quel miele hanno bisogno di nutrirsi dei fiori di verità che io ho dato. Tutto è verità nella religione, solo che da millenni e millenni alcune verità sono date e dette con figure o simboli. E questo non basta più ora, in questo secolo di razionalismo, di positivismo e di incredulità e dubbio che penetrano anche nei miei ministri. Non basta più. La favoletta del pomo, così come detta, non persuade, non è accettata, non dà aumenti di fede, ma anzi indebolisce la fede sulla verità della colpa d'origine e perciò sulla verità della mia venuta per redimere la colpa d'origine e perciò sulla mia predicazione perché ero maestro fra le folle e perciò sull'istituzione divina della Chiesa e perciò sulla verità dei sacramenti. E potrei durare per molto a elencare quanto fa crollare il non accettare la quarta verità di fede, ossia la colpa di Adamo. La prima verità è l'esistenza di Dio. La seconda, la ribellione di Lucifero. La terza, la creazione. La quarta, la colpa di Adamo, anteveduta nella sua divina conseguenza da Lucifero, che divenne Satana per non adorare me, Gesù Cristo, figlio di Dio, redentore dell'uomo, suo avversario e vincitore. La favoletta del pomo non basta più alle folle di oggi e soprattutto ai maestri di oggi, i quali la insegnano male perché il loro pensiero non l'accoglie più. Alla sottile, metodica erosione e corrosione del razionalismo si opponga una aperta, schietta, plausibile, credibile, dignitosa versione, l'unica sincera, reale versione del primo peccato. E crediranno di più i maestri e sapranno far credere di più i fedeli. Ciò che è buono all'alba dell'umanità, fra i crepuscoli dei primieri, è insufficiente e anche nocivo alla sera dell'umanità, quando gli spiriti sono adulti e ammaliziati da tante cose. Diamo luce, che nella luce è vita. A conclusione del ciclo sul peccato originale, cantiamo con la Chiesa O Felix Culpa che ci ha donato il Salvatore. Cantate Domino Canticum Novum, quia mirabilia fecit.